Eccolo di nuovo, seduto in panchina, accompagnato dal suo immancabile sguardo, impermeabile alle emozioni, nonostante gli occhi di tutti siano puntati su di lui. Zdeněk Zeman non passa mai inosservato, a prescindere dai risultati, a prescindere dall'integralismo tattico che lo caratterizza. Da capire resta il senso di mandarlo via, salvo poi richiamarlo. Questo sì, resta difficile da inquadrare, perché la preparazione atletica è fondamento indispensabile del suo gioco, che passa attraverso i chilometri macinati a partita, chilometri che per stessa ammissione del boemo, Sau e Balzano non hanno nelle gambe. Non è colpa di Zola, non è colpa sua, colpa semmai di una preparazione diversa. Il match con l'Empoli mostra comunque un Cagliari un po' più tonico, una squadra che in casa ha vinto soltanto due volte in stagione, mai con il boemo in panchina. Il vantaggio di João Pedro arriva presto, al 20° del primo tempo, troppo forse, visto che l'Empoli di Sarri è una delle squadre con il miglior calcio della Serie A. Il Cagliari si difende, si chiude, rischia e alla fine il gol lo prende, nel modo, tra l'altro, in cui nessun allenatore può far nulla. Mario Rui, la palla nel mezzo, il velo di Pucciarelli, il destro di prima intenzione di Vessino che trova il gol che fissa il risultato sull'1-1. L'uscita da censura di Berkic rovina la festa a Zeman, ma regala a Sarri un altro passo avanti sulla strada che porta verso Milanello. Il Milan è vicino, la salvezza anche, potrebbe essere davvero questo, l'anno della svolta per Maurizio Sarri.